Allagamenti, frane, alberi abbattuti e strade chiuse al traffico. Dopo il maltempo del fine settimana proseguono gli interventi e la conta dei danni. A Ponte Sasso di Fanno le maggiori criticità. La situazione si ripete volta per volta, sempre allo stesso modo. Sempre allo stesso modo. Il maltempo colpisce anche il pesarese. Sabato strade sottopassi allagati, riaperto a senso unico il cavalca ferrovia sulla strada statale 16. Si valutano gli interventi per il ripristino totale della viabilità. Attenzionato il sottopasso di Loreto. Rave party non autorizzato a Fossombrone, scatta il blitz dei carabinieri, denunciate 136 persone. Più parcheggi, strade a senso unico e nuove piste ciclabili. Il comune di Fanno è al lavoro sul piano urbano del traffico. Sarà una società di Padova a redigere il PUT. Un erogatore di acqua potabile per riempire la borraccia anziché portare a scuola bottiglie di plastica. Nuova iniziativa di ASET SPA per sensibilizzare gli studenti di Liceo Torelli a un corretto utilizzo della risorsa idrica. Nonostante la pioggia, in 300 hanno partecipato alla camminata in rosa, l'evento nato per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione del tumore al seno. Altra trasferta amara per la Smart System Essence Hotels, che si arrende a Cantù. Nuova meglio alla Carpegna Prosciutto con la terza sconfitta consecutiva. Pareggio probante per la Vispesaro a Chiavari. Il Fossombrone insiste e trova la vetta. Goleada del Fano Calcio, ancora punteggio pieno. Alma nuovamente agguantata allo scadere. Lunedì 21 ottobre, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano maltempo che nel fine settimana si è abbattuto anche sulla provincia di Pesaro Urbino. La zona più colpita anche questa volta è risultata quella di Ponte Sasso. Allora partiamo proprio da Fano con il servizio che è stato realizzato da Filippo Pucci. La pioggia intensa di sabato scorso, 19 ottobre, ha mandato in tilt nuovamente la città di Fano, tanto che il sindaco aveva invitato i cittadini a recarsi ai piani superiori nelle zone più a rischio. Chiedo di tenere sotto controllo la propria abitazione, chi naturalmente non si sente al sicuro di salire ai piani alti. Di nuovo sott'acqua le frazioni di Torrette, Ponte Sasso e Ponte Metauro, con l'esondazione del rio Crinaccio, Marsigliano e il fosso delle Caminate. La situazione si ripete volta per volta, sempre allo stesso modo. Sempre allo stesso modo. Qui è un continuo. Ogni volta che piove, questo è il risultato. A Ponte Sasso sud. La pioggia annunciata dall'allerta gialla della Protezione Civile ha di nuovo invaso d'acqua le principali arterie della città, come la statale Adriatica a sud di Fano, viale Piceno e viale Pisacane, alcune chiuse al traffico anche per diverse ore. E siamo alle solite, via Pisacane allagata. E adesso l'abbiamo peggiorata ancora. Pure nella zona nord sono stati riscontrati problemi, in particolare a Gimarra, mentre il torrente Arzilla è stato tenuto sotto sorveglianza. Anche il tratto sulla 14 tra Senigallia e Fano è stato invaso da una grande quantità di acqua e fango che ha costretto il personale di Autostrade per l'Italia e la polizia autostradale a chiudere alle auto e ai mezzi pesanti la corsia verso nord e verso sud, riaperte poi nel primo pomeriggio. Allagati pure i sottopassi, quello appena riqualificato di Ponte Sasso, quello di Rosciano, che ha registrato per la prima volta una piena totale, al Vallato, al Lido e quello a Bellocchi, zona centro commerciale. Numerose le chiamate alla polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile e diverse le case allagate nei vari quartieri cittadini, tra queste Ponte Sasso, dove una famiglia e una coppia di anziani sono state evacuate. Pure Tombaccia non si è salvata, dove in strada di mezzo la grande quantità d'acqua ha allagato campi, carreggiata, giardini e abitazioni. Tutta quest'area non c'è un canale né un canaletto di drenaggio, compresa la scarpata dell'autostrada, la scarpata della strada provinciale. Tutto fin qua non c'è un punto di drenaggio. Per cui è ovvio
che l'acqua si accumula. La grande quantità d'acqua scesa nella mattinata di sabato mattina ha provocato diversi allagamenti e danni ad alcune abitazioni della città di Fano. Tra queste c'è Strada di Mezzo, in località Tombaccia. Qui l'acqua ha invaso i campi, i giardini e la carreggiata, come dimostrano queste foto, fino ad arrivare all'interno delle case. È la prima volta in 45 anni che siamo qua, che succede? Sabato ha cominciato a trascinare l'acqua dal prato che era riempito con un lago davanti, accosto all'autostrada. Da lì è cominciata a scendere l'acqua, ha preso la via più bassa, è entrata sabato alle 2, è entrata a mezzogiorno alle 2. È entrata dentro a tutta la casa e a tutta la proprietà. Ha inondato la strada, ha inondato di là, anche il campo di là era tutto pieno, completamente. Eravamo in mezzo a un grande lago. Sono circa 30 i centimetri d'acqua accumulati all'interno dell'abitazione del signor Franco. Tutti i mobili nella parte bassa si stanno rovinando, si sono impregnati. E gli elettrodomestici, frigorifero, lavastoviglie, lavatrice sono partiti, non funzionano più. Stiamo cercando di quantificare, ma ancora non abbiamo un'idea. Intanto la famiglia e i diversi residenti della zona si chiedono di chi sia la responsabilità di questo problema. Noi non sappiamo chi sia la responsabilità, se sia della mancanza del canaletto, del drenaggio che ci dovrebbe essere fra la strada e il campo, che porta a 100 metri più avanti al grosso canale d'evacuazione. Lì non c'è, è tutto riempito di terra. Non sappiamo di chi è la responsabilità, se è dell'amministrazione comunale che non l'ha fatto, o se è del contadino che doveva farlo lui, o se sia dell'autostrada, che l'acqua viene soprattutto dall'autostrada. Come dimostra questo video girato da un cittadino, dove acqua e fango proveniente dall'autostrada hanno invaso prima il canale di scolo per poi fuoriuscire e allagare il campo vicino, raggiungendo poi le abitazioni sul lato opposto. Una situazione difficile anche per le squadre di soccorso. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco per vedere se si riusciva a evacuare l'acqua dal pavimento della casa, ma siccome attorno c'era un lago d'acqua infinito, il capo dei vigili ha detto: io dove la butto l'acqua? Deve avere un chilometro di tubo. E quindi non ha potuto fare niente. Quindi quando è calata l'acqua il giorno dopo e anche oggi circostante nei campi, abbiamo dovuto pulire la casa tutta a mano, ci è voluta una giornata a lavorare, a tirar fuori tutta l'acqua. Ora il signor Franco si attiverà per capire cosa sia realmente successo ed eventualmente denunciare l'accaduto. E da Senigallia un nostro telespettatore ci ha inviato queste fotografie per denunciare lo stato in cui versa il fosso della giustizia lungo la strada di Fontenuovo. Questa è la situazione che si presenta dopo le abbondanti piogge, ci ha scritto il reporter, ma in condizioni critiche già da tempo e nessuno interviene. Danni e disagi anche a Pesore, nelle zone limitrofe, dove continuano i sopralluoghi, in particolare sul cavalca ferrovia della Statale 16, dove è franata la scarpata. Da oggi è stato riaperto a senso unico verso Fano e a partire dai prossimi giorni verrà posizionato un semaforo che consentirà il senso unico alternato. Attenzionato anche il sottopasso di Loreto. I dettagli nel servizio di Marco Lonigro. Oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco nel weekend per l'ondata di maltempo che ha colpito il pesarese. Tanti disagi soprattutto nella giornata di sabato. A Pesaro le zone più colpite sono state Montegranaro, Muraglia e Loreto, dove il sottopasso di Via De Gasperi è stato chiuso al traffico per circa 8 ore e poi riaperto grazie al lavoro della Protezione Civile. Colpiti anche il curvone della Nazionale, la strada statale 16 tra Pesaro e Fano e la strada Monte Ardizio. Tra le arterie coinvolte dalle maggiori criticità, la strada provinciale 7 tra Pian di Meleto e Sant'Angelo in Vado, una frana considerevole ha interessato la carreggiata per circa 10 metri. Fango, detriti e piante nella strada provinciale 2 Conca, chiusure nella strada provinciale 60 Sanatorio Candelara per piante cadute su entrambe le carreggiate, smottamenti infine sulla panoramica San Bartolo. Attimi di paura sabato sera a Pesaro a causa del maltempo, un grosso pino abbattuto dal vento e piombato su un mezzo in sosta in viale 24 Maggio.
Diverse le forze messe in campo in questi giorni, a contribuire anche i cittadini che nelle ore di pioggia battente sono scesi in strada per liberare le caditoie e favorire il deflusso dell'acqua. Oggi a Pesaro il comune ha iniziato la conta dei danni. Attualmente il danno molto, quello più evidente è quello lungo la strada statale, in particolar modo nel cavalca ferrovia, quello che porta verso Fano. Il cavalca ferrovia che mi hanno comunicato questa mattina che sarà chiuso per diverse settimane perché gli interventi necessari, le verifiche necessarie per poterlo riaprire non è che dureranno pochi giorni. E appena possibile metteremo il senso unico alternato attraverso un semaforo, quindi la statale potrebbe essere percorribile sia da Fano verso Pesaro che da Pesaro verso Fano. Fino a quando non riusciamo a mettere il semaforo, provvisoriamente comunque garantiremo il senso unico da Pesaro verso Fano. Disagi anche al centro direzionale Benelli per una cascata d'acqua proveniente dal tetto. All'ospedale di Muraglia invece le infiltrazioni d'acqua nel reparto di oncologia hanno costretto al trasferimento 4 pazienti. Nelle località più piovose della provincia di Pesaro Urbino si sono raggiunti quasi 80 mm di pioggia in poco tempo. La portata della rete delle acque chiare non è in grado di smaltire questo tipo di carico, ha dichiarato il sindaco di Pesaro Andrea Biancani. Però stiamo cercando di intervenire pur sapendo che sarebbero necessarie decine di milioni di euro, perché il vero problema molto spesso è la condotta delle acque chiare, cioè i tubi che collegano le varie caditoie, perché abbiamo degli impianti dimensionati per piogge che non sono quelle che si stanno verificando in questi ultimi anni e quindi dovrebbero essere sostituite. Sostituire la rete delle acque chiare è veramente quasi impossibile perché i costi sono veramente molto forti, molto grandi, ma cercheremo di intervenire nei punti più critici, ad esempio nella zona del sottopasso di Loreto, nella zona di Via Flaminia e intorno un po' meno in quel quartiere di Montegranaro, nella zona dove c'è il parcheggio del Curvone, in tutte quelle zone dove comunque si verificano gli allagamenti in maniera più spesso. Ed ora torniamo a parlare di Riccardo Branchini, 19enne di Acqualagna, scomparso nella notte del 13 ottobre scorso. Dopo la pausa del fine settimana dovuta al maltempo, sono riprese le ricerche nella zona della diga del Furlo, dove era stata trovata l'auto del ragazzo con all'interno cellulare, documenti e vestiti. Sul posto è presente una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli e per le ricerche si continuano a utilizzare droni attrezzati con visori notturni a raggi infrarossi. Attualmente sono impiegate nelle operazioni di ricerca circa 10 persone. Intanto in questi giorni sono arrivate 4 segnalazioni da persone che dicono di aver avvistato il giovane. Messaggi che sono giunti da Salerno, Bologna, San Severino Marche, ma anche dal Furlo, dove un ragazzo incappucciato è stato notato mentre si allontanava dalla zona. Ancora cronaca, 136 persone sono state denunciate dalle forze dell'ordine per un rave party non autorizzato che si è tenuto a Fossombrone. I carabinieri della Compagnia di Fano nel primo pomeriggio di ieri sono intervenuti all'Oasi del Furlo, dove si stava svolgendo l'evento all'interno di un capannone di una cava dismessa con grave pericolo per la salute e la sicurezza pubblica. I partecipanti tra i 18 e i 60 anni provenivano da tutta Italia e alcuni anche dalla Francia. Il rave è durato tutta la notte fino alla tarda mattinata di domenica ed è stato interrotto dall'intervento di numerosi equipaggi dei militari che hanno circoscritto l'area e identificato i presenti. È intervenuto anche il personale della Questura di Pesaro che ha gestito l'ordine pubblico sotto il continuo coordinamento da parte del prefetto di Pesaro Urbino. Oltre alle denunce, ai due organizzatori è stata sequestrata tutta l'attrezzatura, casse audio, gruppi elettrogeni e altro. Più parcheggi, strade a senso unico e piste ciclabili. L'amministrazione comunale di Fano ha annunciato importanti cambiamenti che verranno attuati con il nuovo piano urbano del traffico. Sentiamo. Analizzare le criticità della circolazione stradale e rimuovere o mitigare attraverso adeguati interventi di potenziamento e di miglioramento i problemi legati al traffico cittadino. È il prossimo step dell'amministrazione comunale fanese che ha presentato nei giorni scorsi il piano urbano del traffico e affidato ad una ditta il compito di intervenire nei punti più cruciali di Fano. Abbiamo incontrato un'azienda leader in Italia che si chiama Net Engineering, ci siamo messi attorno a un tavolo e abbiamo discusso della strategia da ottemperare. La strategia intanto è di garantire parcheggi o perlomeno garantire più parcheggi
sacrificare qualche doppio senso con senso unico e creare piste ciclabili. Queste sono le tre linee principali che ci siamo prefissati come amministrazione con l'azienda. Sulla strategia che metteremo in campo con l'azienda ci siamo accordati che cominceremo a studiare la città girando in macchina nei momenti più critici, nei momenti dove il flusso di traffico è più importante e nei momenti dove è meno importante, così loro riescono a capire veramente la criticità. Poi ci siamo anche accordati di prendere delle biciclette assieme a loro e girare per tutta la città per capire dove sono le criticità, e uno degli obiettivi dell'amministrazione è l'interconnessione tra le piste ciclabili. Questa è una cosa che ci teniamo veramente tanto, incentivare la mobilità dolce. Sarà cura dell'amministrazione, assieme all'azienda incaricata, mettere alla luce veramente le criticità degli incroci della nostra città, e da qui partirà questo grande progetto e noi ne siamo veramente fieri. Da oggi inizia finalmente il nuovo piano urbano del traffico, un percorso importante che vedrà il coinvolgimento di tutti i soggetti, gli attori che comunque conoscono al meglio la nostra città e che la vivono, dalla protezione civile alla polizia locale, ASET, tutti coloro che comunque ruotano intorno alla mobilità sostenibile e al traffico, quindi anche ad esempio gli autobus, Adriabus e tutti coloro che vorranno dare un contributo fattivo. È un impegno che ci eravamo presi, che stiamo rispettando, quindi inizierà questa fase di studio prendendo spunto e aggiornando anche il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È un impegno che ci eravamo presi e che vedrà il coinvolgimento di tante persone, perché dovremo veramente stravolgere la viabilità cittadina per permettere a pedoni, ciclisti e automobilisti di viaggiare in sicurezza nella nostra città. Abbiamo una grande sfida da portare avanti, mi auguro che da qui a un anno venga approvato, realizzato, e naturalmente seguiranno tutti gli investimenti per far fronte alle richieste e alle azioni che dovremo individuare. È iniziato la notte scorsa il primo dei tre nuovi interventi di disinfestazione delle zanzare messi in campo dal Comune di Fano di concerto con il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Si prosegue questa sera nelle aree verdi adiacenti ai plessi scolastici, mentre domani si procederà nei cimiteri comunali elencati anche in questo cartello. Maggiori informazioni le troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it. Mercoledì 23 ottobre invece alle 20.45 partirà il tour nei quartieri del Comune di Fano. La prima tappa si terrà nella sala del circolo Arci in via della Tombaccia 102. L'incontro pubblico sarà un'occasione per ascoltare le esigenze della comunità e confrontarsi su temi di interesse locale in un dialogo diretto con la giunta comunale. Tra gli argomenti in agenda ci saranno le problematiche quotidiane, idee proposte per il miglioramento della zona e le iniziative già pianificate in via di sviluppo. Il coinvolgimento dei cittadini, ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi, è fondamentale per costruire una città che risponda alle esigenze di tutti. Cambiamo argomento. È stato inaugurato questa mattina al liceo Torelli di Fano il nuovo erogatore di acqua potabile. L'iniziativa di ASET SPA si inquadra benissimo nel ciclo di studi portato avanti dagli studenti sulla tutela dell'ambiente e del risparmio energetico, particolarmente coinvolti gli alunni della quinta. Presidente, è una novità la posizione di un erogatore nelle scuole. E quali sono le sue caratteristiche? Ma la particolarità è semplicemente quella di voler far venire ai ragazzi l'abitudine di ricordare che l'acqua dell'acquedotto di Fano è assolutamente potabile, e come e più di quella che compriamo abitualmente nelle bottiglie di acqua minerale, perché subisce tutta una serie di controlli che noi facciamo molto frequentemente con il nostro laboratorio accreditato. Ce ne sono pochi in Italia di laboratori accreditati che certificano l'assoluta potabilità delle acque dell'acquedotto. E questo erogatore che noi posizioniamo oggi al Liceo Scientifico Torelli si inserisce in una progettualità che stiamo portando avanti con la scuola da tanti anni rispetto appunto all'educazione e all'utilizzo dell'acqua potabile del rubinetto. I nostri tecnici hanno partecipato anche a delle lezioni insieme ai ragazzi proprio per spiegare come viene effettuato il ciclo delle acque e come vengono trattate e come vengono immesse nell'acquedotto, quindi la nostra acqua è sicuramente potabile e può essere utilizzata per tutti gli scopi appunto della nostra vita quotidiana. Averlo messo in una scuola
è molto importante, perché così educhiamo gli adulti già di oggi, perché i ragazzi delle scuole superiori sono gli adulti già di oggi, che con i loro comportamenti possono incidere sulla vita quotidiana non solo propria ma anche delle loro famiglie, quindi sono una cassa di risonanza importante ai quali teniamo tanto, quindi la presenza in una scuola è importantissima e speriamo in questo modo di essere anche diciamo visti come impulso anche per altri istituti scolastici dove poter continuare a divulgare questo messaggio. Utilizzare l'acqua del rubinetto ci permette anche di evitare tutta la produzione di una serie di rifiuti come bottiglie in plastica, bicchieri monouso eccetera eccetera, che quindi manifestano anche una tutela nei confronti dell'ambiente. Come avete risolto il problema dei nitrati? Ma il problema dei nitrati si risolve tramite gli impianti di potabilizzazione, facendo delle adeguate miscelazioni e utilizzando appunto lo strumento del laboratorio per tenerli monitorati in continuo, perché ricordiamo che i nitrati provengono dalla falda, mentre la maggior parte dell'acqua che noi oggi captiamo la captiamo dal fiume, quindi miscelando adeguatamente le varie porzioni noi riusciamo ad avere un contenuto minimale di nitrati, garantendo sempre l'acqua potabile e quindi rispettando tutti i parametri di legge. Allora Francesco, qual è alla fine di questa esperienza, qual è il tuo giudizio? Allora, alla fine il programma del liceo scientifico è molto impuntato a praticamente informare tutti quanti i suoi studenti di come funziona il ciclo dell'energia e soprattutto di come funziona il ciclo dell'acqua, in particolare nel mio corso, poiché io faccio scienze applicate e praticamente abbiamo più ore di scienze e queste ore sono anche state devolute, soprattutto nei primi due anni con il professor Sergenti, all'educazione civica, quella materia che praticamente informa i ragazzi sulla civiltà che al giorno d'oggi stiamo vivendo. Senti, ma siete veramente convinti che l'acqua del rubinetto sia più buona di quella minerale? Allora, parlare di più buona è sbagliato, poiché noi non siamo andati a confrontare un dato soggettivo ma un dato oggettivo, ovvero quella che è la durezza dell'acqua. Praticamente la durezza dell'acqua sarebbe i sali minerali disciolti al loro interno e confrontando le varie acque abbiamo notato che ha dei valori molto compatibili con quella che è l'acqua dei nostri rubinetti e confrontando anche queste acque con tutte le altre che noi abbiamo sia nelle reti che nel canale che all'interno delle bottiglie d'acqua che compriamo abbiamo notato queste differenze che sono a livello di durezza e non di soggettività, poiché ad esempio ci sono alcuni soggetti che hanno una necessità di acque particolari, ad esempio poco mineralizzate o addirittura molto mineralizzate, per cui parlare di soggettività non è proprio corretto in questi casi. Allora un consiglio che dai a tutti i ragazzi di Fano qual è? Allora, improntarsi più sul green in particolare, quindi praticamente bere in particolar modo più acqua dalla rete del rubinetto. Le interviste erano di Massimo Foghetti. Nonostante la pioggia, circa 300 persone ieri mattina hanno partecipato alla camminata in rosa, l'iniziativa organizzata per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione del tumore al seno. Ce ne parla Cristiana Guerra. Stand informativi, consigli medici, misurazione della pressione e socialità per una manifestazione unica. Sono gli ingredienti della Camminata in Rosa, svoltasi domenica mattina in piazza 20 settembre a Fano. Nonostante la pioggia, perché come hanno ribadito i rappresentanti delle associazioni, il tempo non ci fermerà mai, più di 300 persone si sono date appuntamento sotto i portici del teatro per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione del tumore alla mammella. Il rosa è stato il colore predominante della mattinata, tra palloncini e pettorine che riportavano la scritta Ottobre in rosa. Un colore che da 32 anni in tutto il mondo è il simbolo delle donne, protagoniste assolute e speciali di questo mese. Dopo lo spettacolo delle ginnaste dell'Aurora Fano Ginnastica Ritmica, i partecipanti alla passeggiata non competitiva di 5 km si sono avviati lungo il percorso che attraversa il lungomare per poi tornare al punto di partenza, in centro storico. Organizzatore dell'evento, l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano, in collaborazione con tante associazioni che contribuiscono con i loro contenuti ed esperienze ad affrontare una problematica che non ha confini. È andata benissimo, questo è il messaggio che dobbiamo trasmettere a chi ci sta ascoltando, che il tumore non conosce, non distingue tra giorni di sole e giorni di pioggia. Il tumore quando arriva, arriva. E quello che conta è la determinazione. Non ci siamo lasciati
fatti spaventare da un tempo che prometteva pioggia e poi alla fine non l'ha fatta, perché vogliamo comunicare questo: di fronte al tumore bisogna combattere, se si combatte insieme i risultati arrivano. Nei prossimi giorni tutte le associazioni che hanno partecipato, una ciascuna, andranno negli asili, nelle materne e porteranno i palloncini rosa ai bambini, in modo che i bambini, portandoli a casa, possano raccontare anche perché hanno portato il palloncino rosa. È un mese molto importante per la prevenzione del tumore al seno. Insieme possiamo veramente far prevenire questa malattia, che è curabile, e noi abbiamo un reparto d'eccellenza guidato dal dottor Magalotti nella nostra città. Quindi questa camminata, che comunque coinvolge tantissime famiglie, ho visto anche tantissimi bambini, persone disabili, quindi veramente unisce tutta la città. La prevenzione è un inno alla vita, alla forza di chi lotta. Una giornata di festa per tutti e di tutti. In questo mese di ottobre siamo impegnati, come le altre 106 associazioni provinciali in Italia, a fare queste campagne per sensibilizzare le donne a ricordarsi non solo di seguire corretti stili di vita, ma anche di fare lo screening, ma anche di fare i controlli. Noi ci rivolgiamo soprattutto alle donne giovani al di sotto dell'età dello screening, sotto i 44 anni, perché l'importante è non solo avere consapevolezza di che cosa sia il tumore al seno, ma anche consapevolezza di come si faccia l'autopalpazione, l'autoesame, che poche donne riescono a fare. Cerchiamo anche nelle visite che facciamo l'orientamento oncologico, perché molte donne non sanno di avere una familiarità o un'ereditarietà, e quindi cerchiamo per loro di costruire dei percorsi, o comunque segnaliamo al medico curante ciò che devono fare. Al termine della camminata a tutti i partecipanti è stata offerta una merenda a cura di Coldiretti di Pesaro e Urbino. E veniamo allo sport con la Smart System Sense Hotels, che non riesce a dare seguito alla vittoria su Macerata incassando sul campo di Cantù la seconda battuta d'arresto lontano da casa. Il cambio di allenatore non giova alla Carpegna Prosciutto, che deve dare strada anche a Verona dopo essere stata sempre dietro. La Vis si illude contro l'Entella, ma l'1-1 soddisfa, continua il sogno del Fossombrone, mentre il Fano Calcio ne fa 9 e l'Alma è ancora beffata. Andrea Maduzzi. Ci si aspettava qualcosa di meglio dalla Smart System Essence Hotels, che impegnata sul campo di Cantù non ha invece saputo capitalizzare la spinta derivata dalla prima vittoria in campionato, quella centrata la domenica prima con Macerata. Complicato spuntarla se si batte con meno efficace continuità dell'avversario, si riceve peggio e di conseguenza non si attacca con buone percentuali, e infine anche muro e difesa sono in difetto. E questo è quanto accaduto in una sfida apparentemente alla portata, in cui la squadra di Mastrangelo è riuscita però solo a tratti a tenere il ritmo dei padroni di casa, nemmeno avere portato a casa il terzo parziale, in cui i virtussini hanno anche cancellato un match point, ha fatto girare la partita, con un quarto set che ha poi ricalcato il canovaccio dei primi due. Cantù che fa corsa di testa e Fano che arranca, ancora alla ricerca di una fluidità di gioco e anche di una convinzione che permettano, specie in campo esterno, di dire autorevolmente la propria. Quasi tutti sottotono i virtussini, a parte forse Klobuchar, che subentrato a Merlo ha portato un po' di concretezza, mentre dall'altra parte Novella non ha praticamente mai trovato opposizione. I primi due siamo partiti non bene, e questa cosa poi, insomma, le conseguenze le abbiamo viste. Siamo stati bravi poi il terzo a lottare poi punto a punto a fine set, a portarlo a casa. Abbiamo dimostrato, secondo me, ciò che veramente siamo e ciò che valiamo. Poi il quarto loro ci hanno messo subito sotto come i primi due e l'abbiamo sofferto molto. Infatti poi si è visto e il risultato parla chiaro. Per noi sì, abbiamo fatto qualche errore di più, troppo, e poi anche non siamo stati decisivi nella battuta, e poi è difficile giocare così quando hanno più o meno riceve perfetto, e poi è difficile, ma secondo me sì, abbiamo fatto qualche errore troppo. Così è difficile poi. Primo successo pieno invece per la Mega Box Vallefoglia, che piega senza nemmeno sforzarsi più di tanto Busto Arsizio. Sempre in controllo la squadra di Pistola, che dà corso alle buone sensazioni trasmesse nelle prime due gare. I 6 punti incasellati, che collocano già in orbita playoff, rappresentano in ogni caso un bottino consistente da spendere quando il calendario metterà sulla strada delle tiri squadre di più alto profilo.
Ancora una delusione per il pubblico sempre fedele e numeroso della Vitrifrigo Arena, costretto ad assistere al terzo KO in fila della Carpegna Prosciutto. Stavolta è Verona a sbancare Pesaro, come peraltro si poteva anche immaginare apparecchiando alla vigilia i valori. Magari la squadra dell'ex Ramagli non era stata sin qui abbastanza continua, ma rispetto a quella affidata in settimana a Spiroleca poteva esibire altre credenziali. Il campo ne ha fornito prova, con la Tezenis che prende subito il largo grazie al tiro da tre, mentre dall'altra parte sempre solo Ahmad trova con disinvoltura la strada del canestro. Il merito della VL è stato quello di rimettersi comunque in scia, il demerito, quando si è spento l'americano, di non avere trovato alternative. Ormai affezionata agli 1-1 la Vispesaro, che a Chiavari ottiene il terzo pari in sequenza, sempre con lo stesso punteggio. Come già a Sestri Levante, è la squadra di Stellone a colpire per prima grazie alla prontezza di Coppola, che sfrutta gli sviluppi favorevoli di una punizione del solito di Paola, ma la replica dell'Entella con Marconi non si è fatta attendere. Rispetto ai due analoghi precedenti, è comunque un risultato che può inorgoglire, perché di fronte c'era una squadra in salute che punta ad un ruolo da protagonista, e la Vissa ha saputo contenerne l'urto e rispondere colpo su colpo, fino a sfiorare, nel finale con Cannavò, addirittura la vittoria. Osservazione corretta quella dell'allenatore Fucili, che a margine dell'affermazione del Fossombrone sull'Atletico Ascoli ha fatto notare come già lo scorso anno, a questo punto della stagione, i suoi fossero super giù allo stesso livello. Non di meno il nuovo acuto dei metaurensi, che con la prodezza balistica di Riccardo Pandolfi hanno avuto la meglio su una delle formazioni più indigeste del lotto, fa notizia perché consente di guadagnare la vetta della classifica in condivisione con la Sambredettese. Anche in quest'ultima sfida, un Fossombrone accorto e ben disposto, capace di trovare il gol al momento giusto e poi di circoscrivere al minimo i rischi. In eccellenza continua la scalata del Montecchio Gallo, che dilaga sul campo dell'Atletico Mariner, mentre si interrompe quella dell'Urbania, sopraffatta Matelica. E mentre il Fano Calcio ne segna 9 a casa 33, confermandosi a punteggio pieno nel campionato di terza categoria, sempre in eccellenza ingoia un altro boccone amaro l'Alma, anche stavolta ripresa sul più bello. Urbino aggiusta solo allo scadere il risultato, ma l'1-1 contro l'ultima in classifica testimonia comunque delle difficoltà attraversate dalla squadra di Mariani. E anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Gino Manoni e Natalina Falcioni, che sabato 19 ottobre hanno festeggiato 55 anni di matrimonio, nozze di smeraldo per questa coppia residente a Bellocchi di Fano. Auguri anche da parte di tutto lo staff di Fano TV. Tra poco le previsioni del tempo e poi uno speciale sul convegno nazionale che si è svolto all'Auditorium Scavolini a Pesaro. Seguirà una replica di Primo Cittadino con il sindaco di Pergola, Diego Sabatucci. Il sindaco è stato nei nostri studi in diretta alle ore 19. Il nostro telegiornale termina qui. Vi rinnovo l'appuntamento con l'informazione che torna domani mattina alle 7 in diretta con la nostra rassegna stampa. Buona serata a tutti e arrivederci a domani. We'll be right back.